Buongiorno mie amate puzzle, come state? Spero tutto bene. Questo è un video che vi farà sorridere, magari anche un po' emozionare da pazzi. Allora, facciamo una premessa. Le reaction alla mia gravidanza che state per vedere, anche questa, sono della gravidanza che ho perso. Perché Sabri stai mettendo queste cose? Perché nella terza, nella gravidanza di Flam, non ho registrato, perché immaginate la mia paura dopo quello che era successo. Ma queste reaction sono talmente belle che le avevo tenute, le ho anche riguardate più volte perché mi hanno fatto veramente impazzire, emozionare, sono veramente belle. E come l'altra, avevo detto che poi quando sarebbe arrivata una nuova gravidanza l'avevo pubblicate. Immaginatele così, come se fosse la gravidanza di Flam, dato che io penso che comunque arrivi da lì, sia lo stesso bambino, tra virgolette, mi piace vederla così. Quindi, io vi sto per far vedere le reaction alla gravidanza che ho perso, ma va bene così. Cioè, immaginate che è della terza. Sì, perché io ho avuto 3 gravidanze, cioè una si è interrotta subito, però in realtà 3, aiuto! Ci sono diverse cose che vi devo dire. La prima è che vedrete 3 reaction diverse. La prima al nostro amico Cere, la seconda alla Space Family e la terza a mia madre e mia sorella. Perché l'ho messa in quest'ordine? Perché raga, vanno in ordine che fanno morire dal ridere. Cioè, la prima è il nostro amico Cere, che va bene, adesso ve la faccio vedere. La seconda è la Space Family, che è bellissima, è una reaction bellissima, super spontanea. E la terza, oh, per me è un qualcosa di magico che vi farà veramente impazzire. Adesso iniziamo piano piano e poi vi racconto perché non ho nessuna reaction della terza, ma ci arriviamo con calma. Questa che state per vedere è la reaction al nostro amico Cere. Cosa abbiamo pensato di fare? La sera sarebbe andato al cinema con Alessia a vedere qualcosa, quindi l'abbiamo fatto venire a casa nostra. Ale ha stampato i biglietti e ha detto: Cere, potresti andare a prendere per favore i biglietti che stanno uscendo dalla stampante? Ma nel biglietto c'era già scritto, mi sembra che Alessia avesse scritto, sei doppiamente zio. Quindi siete pronti? Andiamo con la clip. Sei doppiamente zio? Non me l'aspettavo! Ho dovuto vippare, ragazzi, però ci stava, non avesse nemmeno che io stessi registrando. Magari qualcuno dice: ma perché Sabri non hai fatto la reaction al tuo amico Andre? Perché mio amico Andre, nel momento in cui io ho visto i test di gravidanza positivi, lui aveva il messaggio 3 secondi dopo, perché dovevo dirlo, quindi lui sapeva assolutamente già tutto sempre. Anzi, è sempre stato il mio complice e sarà il mio complice nelle varie cose che stanno per succedere. E vabbè, non voglio spoilerare nulla, ma andiamo avanti. Allora, Space Family. Abbiamo aspettato un pochino a dirlo alla Space Family, mi sembra un paio di settimane, perché volevo dirglielo dal vivo. Sto notando che Lercia ha la videocamera, stranamente. Cioè, volevo proprio dirglielo dal vivo, no? Tramite messaggio. Quindi, un pomeriggio noi ci siamo visti a uno spettacolo dello Zecchino d'Oro a Milano. Abbiamo fatto finire lo spettacolo, poi ci siamo visti fuori. E io ho fatto questa clip che trovo bellissima. Ma ragazzi, concentratevi sulla faccia di Sara, perché è un qualcosa di veramente magico. Cioè, è assurdo, 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 assurdo. E quindi anche adesso lanciamo la clip della Space Family. Come state? Bene. Bene. Bello spettacolo. Bello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 8. Vabbè, cagare. Ma smettila. Siamo in 8 qui. Ma non scherzo. Ma smettila. Dai, non è vero. Ma che cacchio dici? Ma allora, quando tra due martedì voi avete una visita alle 11.30, alle 12.30 ce l'abbiamo noi. Non è scherzo, dai. Faccio lo scherzo a tutti i miei amici che sono incinta, dai. Sono incinta? È uno scherzo. Ma non è vero. Ma non è vero. Al grido di tanto c'è l'1% di probabilità. Ma non è mamma se fino alla settimana fa dice che è impossibile. Ma non è vero. Abbiamo beccato. Dai, te lo giuro. Al primo colpo abbiamo beccato. Ma veramente? Io non ci credo. Ma veramente? Ve l'ho detto che lei piangeva. Ve l'ho detto. Ve l'ho detto. Giuro. Veramente. Giuro. Oddio.
questa è la notizia. Abbracciate papà B. Abbracciamo, vero, davvero. Ma, ovviamente no, non lo sa nessuno. Devo darti. Eh no, ormai la devi finire. Quando ovviamente non lo sa nessuno finché non. Ve l'avevo detto! Ma raga, cioè ve lo giuro, la cosa che non ci credevano, Vale continuava, dai, ma mi prende in giro. A parte, vabbè, dopo una sofferenza così grande che noi per 2 anni non riuscivamo a trovare Dante, non sarei mai riuscita a prendere in giro una persona sul fatto di una nuova gravidanza, cioè non riuscirei mai a dire a una persona sono incinta se non sono incinta. Cioè, aspetta. Parliamoci chiaro, se devi fare uno scherzo a un'amica ma non vuoi la gravidanza, non la stai cercando, è un conto. Se invece sai che questa persona ha avuto problemi, bla bla bla, oppure tu stessa non sono anni che cerchi e non ce la fai, non riesci a fare uno scherzo simile, quindi mai avrei fatto uno scherzo alla gravidanza, c'era e come? Ma adesso, ragazzi, vi lascio alla clip di mia mamma e mia sorella, anzi c'è anche la spiegazione come l'abbiamo ideata questa cosa. E raga, che ridere, cioè che ridere, perché mia mamma è svampita, cioè mia mamma è proprio svampita. Ecco, voi concentratevi su mia mamma. È sera, amore, che ore sono lì? 8:10, speriamo che Dante regga da solo in camera. Stanno per arrivare mia mamma e mia sorella. Allora, io le do un pacco di salame a testa e loro tanto non capiranno. Ho usato la scusa che devo fare dei video perché ne sto facendo 30, bla bla bla. Poi dico che tu mi hai fatto un regalo e che ho bisogno che loro tengano Dante per 3 giorni verso inizio gennaio, ok? E poi dico loro, vabbè Ale, di dove mi porti in viaggio e tu dirai... A Carate Brianza, in ospedale. Non sarai Carate, perfetto. Ok, stanno arrivando. Allora, non urlate, perché sì, è la culla. Allora, sedetevi un attimo. In realtà... era un regalo per la festa, infatti era un regalo per la festa per la mamma. Però abbiamo pensato che c'eri anche tu, quindi abbiamo preso una stupidata anche a te. Ok, sedetevi. Ma la mamma ancora non lo sa. Che cosa? Che divento mamma anch'io. Mi ha preso un colpo. Mi ha preso un colpo che era incinta, ti giuro, mi ha preso un colpo. Chi è incinta? E no, lei che ti ha fatto lo scherzo. Ma io sarei contenta. Mi ha preso un colpo. Vabbè, intanto fagli auguri per la festa della mamma, che questo è il video per la festa della mamma. Cosa l'hai prese? E non ne ho ancora dato. Ma gliel'hai già comprato, immagino? Sì. Me lo dici in un orecchio che cos'è? Dopo me lo dici, vero? Me lo dico. Va bene, cos'è che c'è chiesto la maglietta? Scusa il ritardo, non volevo venire. No. Allora, Ale ha pensato di prendervi questo. Vai. Uno però non c'è. È uguale, poi lo dividono, tanto vivono nella stessa famiglia. Questo è mio. No, prendi l'altro, fidati. No. Prendi. Quelli arrivano da Biraghi di Villar Perusa. No, uno è per la mamma. Poi un'altra cosa importantissima. Ah, questa cosa mi piace. Avremo bisogno di un favore. Vi abbiamo comprato col salame per il favore. Ale mi ha regalato un viaggio. Ok? Posso venire? No, me l'ha regalato a me. E avremo bisogno, no, che ci terreste Dante 3 giorni. Sicuro come l'ho. A gennaio. E che mese siamo adesso? Maggio. Siamo. Ah, vabbè, tra un anno. Dove andate di bello? No, tra un anno. Tra 9 mesi prima. Ma dove andate di bello? Dove mi porti? Carate Brianza. Non è vero. Sono incinta ancora. Sono ancora incinta. Non era proprio fatto. Era inizialmente ho saltato perché pensavo volesse venire in maneggio da me. Ma come? Ma tu veramente l'hai pensato? Lei l'aveva pensato per il cavallo. Ma non è vero. Che stupida. E quindi ve l'avevo detto subito perché per quello che non pubblico, perché io sto malissimo, vomito l'anima. E quindi vabbè, sono incinta. Non si faccia niente. Al primo colpo. Non muori. È il primo colpo. Al primo colpo. E la cosa traumatica è che ho cominciato a vomitare. Abbiamo paura che sia femmina. No, ho paura, dovrebbe essere femmina. Senti, ma di quanto tempo sei? E 5 settimane. Vabbè, adesso posso spegnere. Era solo per rendervi partecipi di questa cosa. Che ridere, raga, che ridere.
E niente, queste qua sono le tre reaction che ho registrato. In realtà avevo anche una clip di Sofia a cui glielo diciamo in videochiamata, perché lei mi sembra sia in Colorado, ma non la trovo più, è passato troppo tempo, non l'ho messa nei preferiti, anzi l'aveva registrata Alessio, me l'ha mandata ma sparita. Vabbè, però anche Sofia ha fatto oh my gosh, però bella, sapete lei come fa molto ridere. Ma adesso devo raccontarvi, perché devo farvi la voce non avendo registrato, devo raccontarvi quello che è successo, la reaction della terza. Aspetta, però mi serve Alessio per dirvi questa. Vediamo. Amore, hai 20 secondi perché devo raccontare la reaction a mia sorella dalla gravidanza, ma mi servi tu. Sì, perché è una roba fuori di testa. Cioè, raga, io volevo sotterrarmi, piangere, menarlo e... chi più ne ha più ne metta, ma ci vuole Alessio che vi racconta quello che è successo. Ok, lo sento arrivare, quindi io vi faccio la premessa. Faccio la premessa che andiamo a mangiare con mia sorella, Cere, la fidanzata, e Andre. Cere e Andre sapevano già dalla gravidanza perché le avevamo visti 2 giorni prima che siamo andati a mangiare insieme, quindi gliel'avevamo detto. Mancava mia sorella, che avevo portato la carta per fargli i disegnini di bombo che tornava, eccetera. Adesso mio amore viene a raccontare quel genio di Cere che cosa ha fatto, perché ragazzi qui devi essere proprio un genio. Io spezzo una lancia in favore di Cere, però cioè, vabbè, succede questo: siamo seduti a tavola e Cere vuol dire a lei di dirlo alla sua fidanzata, perché lui non gliel'aveva detto, perché ha detto glielo dici tu. Per cui siamo al tavolo e Cere, con molta delicatezza per non farsi notare, inizia a dire: Sabrina, gliel'hai già detto? Intendendo la fidanzata, c'era mia sorella di fianco. Con sua sorella che guardava così per dire. Io guardo Cere e faccio: no, non tu dica, no Cere, che cosa? Che cosa Cere? E lui ha cominciato: dai che hai quella roba. E guarda mia sorella, ciao, beh Nicole, sono incinta. Beh, e lui voleva sotterrarsi. Però è stato questo. Allora, vabbè, poi vabbè, si ride sopra. Il pomeriggio gli ho detto: guarda Cere, che poi vedrò mia mamma. Per favore, non spoilerare niente. Fa, vabbè, io me ne vado. Vabbè, niente, volevo... lui era molto più bravo a raccontare, quindi. Grazie Cere! Avevo preparato una roba bellissima. Grazie Cere, grazie amore. Prego. Andiamo. Arrivederci. Alla prossima. Alla prossima. Quindi, mia sorella... e l'ha saputo con... sì, vabbè, Nicole sono incinta. E andiamo guardato così. Mia mamma è stato simpatico, mi ha fatto molto ridere. Perché è successo questo? Il pomeriggio stesso che siamo andati a mangiare con mia sorella, io volevo dire a mia sorella e a mia mamma. Quindi lei è... siamo andati in maneggio da mia sorella, che ho voluto provare a portare Dante sul cavallo. È arrivata mia mamma e allora le dico, ma proprio super scialla, cioè ci è rimasta malissimo. Faccio, ma il 6 ottobre, non mi ricordo, l'8 ottobre ci sarà il compleanno di Dante, quindi tenetevi liberi il pomeriggio a merenda. E lei, ok, ho fatto. Poi il mese dopo invece c'è il baby shower. E ora fa, il baby shower di chi? Mio, ma... E lui fa, ah, sei incinta, ah, lo sapevo perché io l'ho sognato. E di qua, poi questo non voglio raccontarvi adesso perché c'è una roba dietro che vi faccio venire i brividi da fuori testa, però... niente, questa è stata la reaction a mia mamma. Gli ho detto proprio come se fosse: devo cambiare il pannolino Dante. Sì, beh, poi dopo il compleanno c'è il baby shower mio. È stato bellissimo, molto bello. Ma secondo voi questo cagnolino che cosa vuole? Cosa vuole questo cagnolino? Oh sì, lui è sempre con me. Io lo so che cosa vuole, perché prima l'ho guardato e gli ho detto che io andavo al Globo a comprare i pantaloni Primaman. E forse poteva venire anche lui se io mettevo una traversina nel carrello, vero? Tu vorresti venire anche tu al Globo? Vorresti venire anche tu a fare una bella passeggiata al supermercato? Ma sì che ti porto, amore mio, ma certo che ti porto. E allora ragazzi, mettete nei commenti la reaction che vi ha fatto più divertire, a parte quella di Cere che va con la fidanzata, non vuoi dirglielo? E io vi mando un bacio. L'ultima reaction che vedrete settimana prossima sarà quella di questa gravidanza pallunica che ho, che però la cosa bella e particolare è che non è la mia reaction, perché non ho guardato io il test,
ma l'ha guardato Alessio, quindi ve lo farò vedere settimana prossima. Vi racconterò anche, io credo tanto nella vita, nei segnali della vita, e questa è stata l'ennesima conferma. Vi racconterò tutta questa cosa. Coco mi manda un bacione, ve lo mando anch'io, e ci vediamo con il prossimo video. Questo è il tuo pisellino? Ma è il pisellino di Coco, gli ho toccato il pisellino.